Thank you.
Buonasera a tutti, dunque questo video dall'archivio di Tullio Recchioni ci racconta Villa Sorge negli anni 90 e fu voluto da Benito Lanci, quindi anche è bello ricordarlo in questa sala che porta il suo nome, che allora forse era ancora preside dell'Isola dei Titti, giusto? Ecco. E ci racconta Villa Sorge, che è un po' uno dei luoghi di cui parleremo questa sera. Mi diceva Maria Saveria, c'era stato, sembra quasi un luogo bello perché c'erano dei soffitti affrescati, ma il problema non è l'essere bello o brutto, credo. Il problema era che era un luogo di prigionia, dove chi viveva lì dentro, le 75 donne che vi erano rinchiuse, erano state private della libertà. E questa sera cercheremo di conoscere da vicino alcune di quelle donne, a partire da Maria Eisenstein, che senz'altro è la più famosa, l'internata numero 6. Però prima di arrivare a Villa Sorge, vorrei brevemente ricordare, forse a partire dalle parole del presidente Mattarella ieri, perché Maria Saveria dice che dobbiamo ancora fare i conti col passato, ma fare i conti col passato significa innanzitutto, credo, anche riconoscere le responsabilità. E il Presidente della Repubblica l'ha detto chiaramente ieri, che noi italiani, l'Italia diciamo, per troppo tempo ha parlato male, solamente come se certe azioni fossero solamente da addebitare ai tedeschi, ai nazisti. In realtà noi parliamo di campi di concentramento, parliamo di persone internate per volere del regime fascista e di chi questo regime appoggiava. Quindi questo va detto chiaramente una volta per tutte, perché fare i conti col passato significa riconoscere le responsabilità di quel passato, riconoscere anche che in Italia, come stanno facendo tante ricerche storiche, c'è stato un non fare i conti col passato e c'è stato tutto un come dire, una fluidità di passaggio, chiamiamola così, di alcune cariche dello Stato, dal fascismo all'Italia repubblicana, che ormai voglio dire, è riconosciuta a livello storico. Se pensiamo che il presidente del Tribunale Speciale, Cristini, abruzzese di Guardia Grele, si è rifatto una identità come uomo di cultura, eccetera, e non ha subito alcunché, pur avendo mandato a morte e avendo processato tantissimi innocenti antifascisti. Quindi questo secondo me è uno dei punti dirimenti per capire e anche per far sì che la memoria non diventi un rito che si consuma in una giornata attraverso manifestazioni. Bisogna far capire che ci sono dei momenti in cui vanno assunte delle responsabilità. Nel 40, quando Maria Eisenstein arriva a Villa Sorge, che era una giovane professoressa, una giovane laureata di lettere, nel 40 l'Abruzzo era terra di campi di concentramento e di tanti di confino, come è stato ricordato. Perché? Perché era una regione che veniva vista come appartata, difficile da raggiungere, quindi anche diciamo, un luogo favorevole dove poter costruire questi campi. Era quella che aveva insieme al Molise il maggior numero di campi di concentramento, perché ce n'erano tanti in vari paesi, e venivano scelti anche paesi diciamo, ancora più meno facili, meno legati infrastrutturalmente diciamo alle grandi città. Pensate, Lanciano forse era la più importante, Lanciano Vasto, ma c'era Tossicia, tanto per citarne uno, ai piedi del Gran Sasso, dove c'era un campo riservato solo ai Rom, e così Casoli di cui abbiamo parlato in questi giorni, e tanti erano i luoghi dove c'erano i confinati. Se noi pensiamo che nello stesso periodo in cui arriva Maria Muldauer a Lanciano, Natalia Ginzburg col marito Leone arriva a Pizzoli, un paese dell'Aquilano, e vi restano per ben 3 anni, e così tantissimi, anche intellettuali importanti, perché tra l'altro c'è un legame, come dire, perché la sorella di Leone Ginzburg è stata per un periodo proprio internata a Lanciano. Quindi vedete che c'era c'è anche una rete, una serie di relazioni da ricostruire, perché tutta la presenza di queste persone poi ha avuto una grossa importanza nella nascita e nell'acquistare importanza della resistenza, perché se noi abbiamo avuto una resistenza armata e anche umanitaria, qui lo dico non come giornalista ma come presidente di un'associazione che si occupa di questo e si chiama il Sentiero della Libertà di Sulmona,
Ebbene, la resistenza umanitaria nasce dalla contaminazione, dall'incontro tra tanti abruzzesi, tante persone venute dal di fuori, intellettuali. Il Guido Calogero, grande filosofo, si trovava a Scanno e ha giocato un ruolo importante nella formazione di tanti giovani del posto, perché tra l'altro, ecco, un altro elemento di cui dobbiamo tener conto è che oltre ai campi di concentramento dove c'erano non solo gli ebrei, ma c'erano tutti quelli che si opponevano al fascismo, quindi perseguitati politici, tanti slavi che poi a Lanciano soprattutto hanno avuto anche un ruolo importante. Oltre a questi campi di concentramento c'erano ben tre campi di concentramento per i prigionieri alleati, uno a Chieti, uno a Sulmona e uno ad Avezzano. Di Chieti ed Avezzano non restano tracce, ma a Sulmona c'è ancora il campo 78 con le baracche e con i segni graffiti lasciati dai prigionieri alleati. Quindi era tutto un momento di grande complessità, quello che viviamo appunto da, io mi faccio aggiungere il 40 perché diciamo lo prendiamo un po' come data e come luogo Lanciano, ma accadeva tutto questo intorno e poi lo vedremo pure perché poi a Lanciano arriveranno, e ci arriveremo anche, una parte della storia importante si svolge dentro questo campo, ma un'altra parte molto importante è quella che si svolge fuori dal campo. Chi era Maria Isis? Hanno cercato di dirlo, ma è interessante, poi Maria Isis, lo sapete, questo è il libro che ci ha lasciato, l'internata numero 6, che è stato il primo documento, diciamo, una cronaca nata dall'attualità, perché l'ha scritto nel 44, è uscito nel 44 ed è a lungo rimasto dimenticato, perché se penso a quando è uscito il libro di Gianni, I sassi e le ombre, diciamo che se ne parlava ancora come una cosa abbastanza misteriosa. Dobbiamo la riscoperta di Maria Isis a Carlo Spartaco Capogreco, che è stato poi questo studioso storico calabrese che ha scritto quel libro che resta, credo, una pietra miliare sono i campi del Duce, importante perché ha aperto, diciamo, un nuovo campo di ricerca storica nel quale si inserisce la ricerca che sta facendo Gianni e che ormai è iniziata con Sassi e le ombre ma che va avanti, e anzi poi io credo che dobbiamo parlare proprio di questa ricerca che prosegue, perché questo è importante, perché è importante ritessere queste relazioni e quindi capire anche quello che è accaduto, quali sono stati i processi di comunicazione tra queste persone e chi stava qui, non tutti ma una parte, quali erano anche appunto i tipi di relazioni, diciamo, perché magari qualcuno sapeva e interagiva con queste persone e faceva delle scelte che potrebbero state scelte politiche, scelte di parte, altri invece erano indifferenti e altri ancora erano persone invece dalla parte del regime, quindi che approvavano queste restrizioni alla libertà. Maria Eisenstein, che non è una cronista qualsiasi, ma una donna che racconta dal di dentro, che ha una grandissima capacità, secondo me, narrativa e letteraria, ci descrive queste figure dei guardiani che sono da Pistone, che è, diciamo, il direttore del campo, a una figura femminile che è Maria Fusco, no? Marfisi, che era la, chiamiamola governante, cioè ci dà un ritratto di questa Italia che condivideva le scelte che avevano raggiunto, diciamo, il momento più importante, più visibile nel 38 con le leggi razziali, ma che erano scelte iniziate già da molti anni e che miravano appunto a mettere al bando chiunque non condividesse il regime fascista. Maria, facendoci entrare nel campo di Villa Sorge, dove siamo già entrati grazie a questo video che ci ha proposto Gianni, ci presenta alcune figure di donne. Adesso io comincerò proprio da queste figure che le stanno intorno, di alcune, da Natascia a Ilona, a... mettiamo, vediamo quelle immagini in cui ci sono più... L'elenco che c'ha Gianni, c'è per esempio, adesso io avevo in 38, volevo leggere un attimo questo pezzettino perché è importante,
Ecco, è molto bello, così lei racconta come il gruppetto, no, la sera facevano, cantavano, cioè si dividevano perché c'erano magari donne che riuscivano a reagire, cantavano, si impegnavano a superare questo vulnus grandissimo che era il fatto di essere state private della libertà, perché voglio dire, queste dovevano rendere conto di qualsiasi loro atto a chi le controllava. E allora dice... Nei primi giorni dopo la creazione del campo, un piccolo gruppetto di ottimiste usava raccogliersi dopo cena sul pianerottolo della scala fra il primo e il secondo piano. Il pianerottolo venne battezzato la Westbuster Platte e vi si cercava conforto e sostegno per la propria situazione e le proprie grigie prospettive per l'avvenire mediante rievocazioni storiche atte a provare l'invincibilità dell'Inghilterra e dei suoi alleati. E si stava lì nel buio, e il gruppetto allora era composto da Munzetta, adesso cercheremo di capire che è Munzetta, è un soprannome, Kathleen, Ruth, Angela, Cora e io, che speravo che l'ottimismo delle altre fosse di sostanza più solida del mio. Poi ci fu un'infiltrazione di elementi dell'estrema sinistra, Federica, Lini, Kaya e Zoya, e si cominciò a cantare anche l'Internazionale e Bandiera Rossa. Ora che fa freddo non siamo più così numerose, parecchie si ritirano nelle camerate subito dopo cena e vanno a letto. È proibito visitarsi da una camerata all'altra. E questo già è un quadro, diciamo, abbastanza chiaro di quello che accadeva la sera in quella villa che abbiamo visto. Ma chi sono Muzzetta, Carmen, Ruth, Angela, Cora? Allora, la domanda è opportuna perché il lavoro che ho fatto, diciamo, ultimamente è stato quello di fare in modo che questo libro, che è un libro di narrativa, insomma, di Mario Sestani, potesse essere considerato appieno un libro con tante notizie storiche. Allora, il lavoro è stato quello di ricostruire nome per nome l'identità di queste persone. L'identità significa tante cose, cioè la provenienza, il livello culturale, se erano ebrei o non erano ebrei, e poi anche dà la possibilità di fare ulteriori ricerche, cioè da dove venivano, dove sono andate a finire dopo, eccetera, eccetera. E in questo elenco che vi ho riportato sono presenti tutte le donne citate nel libro nell'ordine di apparizione. E per ciascuna è scritto nome, cognome e numero di internamento secondo gli elenchi. Lei non cita tutte le persone che stavano nel campo, ma ne cita oltre 30, quindi insomma un numero ragguardevole. Quando c'era Maria Sestain nel campo c'erano 77 donne e quello che ho scoperto c'erano anche 5 bambini, quindi 82 persone. Questa è anche una scoperta nuova. Poi certo riuscire a capire chi è Muzzetta, che è un soprannome, è stata una scoperta recentissima, a qualcosa del giallo, fare la ricerca è un po' così, perché si lavora su piccoli indizi, insomma, che però poi devo trovare conferme importanti. Lei è un'internata inglese. L'ho scoperto perché in un passo del libro diceva che era stata prima in carcere e che lei era protestante, siccome c'erano delle suore che vedevano male perché erano protestanti, c'era con lei una sorella che si chiamava Emilia e due figlie sue. Allora ho pensato, chi sono le protestanti che stanno nel campo? Chiaramente se erano protestanti non erano ebrei, giusto? Allora potevano essere inglesi, perché se erano nel campo o erano ebrei o erano suddite nemiche. Per essere suddite nemiche potevano essere inglesi. E allora mi sono messo a guardare l'elenco delle donne inglesi, ce n'erano due con lo stesso cognome, una si chiamava Emilia. Allora, Emilia, due sorelle, protestanti, a quel punto era così. E quindi non solo la scoperta di come si chiamava questa donna, ma scoprire che nel campo c'erano anche le bambine. E c'è un passo nel libro di Maria Sestain dove dice che dentro il campo era una Babele di lingue,
perché almeno la metà delle donne non capiva neanche una parola d'italiano. E poi c'erano questi bambini che strillavano, che scappavano, correvano. Per cui, insomma, ricostruire anche questo luogo multilingue con persone di età diverse, dai 70 anni ai bambini piccoli, che stavano tutti insieme. Adesso vediamo una casa, vedete, una casa certo malandata, abbandonata, ma insomma, grande, piano terra, primo piano, secondo piano, soffitta. Però pensate che in ogni stanza c'erano minimo 14 persone. Quella soffitta orribile che si vedeva alla fine, ce n'erano sette. E mia sestra era contentissima di stare in quella soffitta perché era un ambiente più raccolto, dove c'era meno controllo. Ma insomma, è chiaro che dicevano quella era la stanza dei topi, e cioè le condizioni igieniche, avete visto, si vedeva qualche bagno, così c'erano quattro bagni di cui tre non funzionavano, l'acqua non c'era quasi mai. E questo è il racconto che fa Croce Rossa, per cui insomma, diciamo, organismi internazionali andavano a fare, diciamo, le verifiche, veniva fuori questo. Non c'erano mobili, sotto le brande mettevano la valigia con le poche cose che queste donne avevano. Allora, la ricostruzione della vita sociale del campo, perché questo ormai è l'obiettivo, si fa attraverso la ricostruzione delle persone che vivevano nel campo. Il problema di Stan aiuta molto perché ci racconta alcune parecchie vicende personali. Queste vicende personali ci guidano e fanno sì che il caso Lanciano diventi veramente un caso unico. Allora, abbiamo detto che l'unicità è l'Abruzzo, perché l'Abruzzo è la regione scelta come prigione di Mussolini, cioè con la massima concentrazione di campi di concentramento, massima concentrazione di luoghi di internamento. Per la precisione, 15 campi di concentramento e 63 località di internamento. In mezzo a tutta questa roba qua c'erano ovviamente anche confinati politici. Lanciano ha un primato, perché c'era il campo di concentramento, era luogo di internamento, era luogo di confino politico. Io adesso non lo posso dire con certezza perché devo fare le verifiche, ma è stata forse l'unica città in Italia. Se non è l'unica, ce ne saranno pochissime altre, che aveva tutte e tre queste tipologie di prigionia. Quindi molto importante. Poi importante perché esce il libro di Maria Sestai, cioè un libro che racconta la vita del campo, e nello studio che ho fatto di recente sono andato a vedere tutte le cose che lei cita. Non so, una battaglia, la morte di Bocchini, eccetera, eccetera, per poter andare a vedere se effettivamente corrispondeva al periodo e corrispondeva. Quindi tutto elencato con molta attenzione. In particolare, l'ultima parte del libro è un'analisi molto puntuale di una sorta di processo che è stato fatto nei confronti del direttore del campo, della sua assistente Marfisi, e di una donna che si chiamava Natascia, che raccontano. Io di questa inchiesta ho trovato 20-30 pagine di documenti, quindi tutto vero. E diceva pure chi erano le persone che erano andate a testimoniare, l'ho trovate tutte, pure con le firme. Per cui è chiaro che un documento storico è importante, anzi si può meglio dire dove sta l'aspetto letterario. L'aspetto letterario c'è cioè soprattutto laddove lei chiude il libro volutamente inscenando questa cosa, che la scrittrice è morta, come lei immaginava fossero morte tante delle donne che stavano con lei, di cui aveva perso traccia, e pur lavorando con gli americani e andando alla ricerca di queste persone scomparse, la maggior parte non è riuscita ad avere alcuna notizia. E quindi ho inscenato questa cosa del manoscritto perduto, ritrovato da un prigioniero, scusate, un ufficiale ferito in battaglia in ospedale, che ritrova questo manoscritto. Insomma, c'è un artificio letterario, ma molto consapevole, che aveva un suo significato profondo, cioè voleva dire, io sto mandando un messaggio che racconta la morte di tante persone, il silenzio di tante persone, per cui solo quello però è invenzione. Il resto è un racconto reale,
quindi Maria Sestani ci ha dato un affresco di questa vita che oggi può essere veramente la base per una ricostruzione della vita sociale all'interno del campo di Lanciano, perché man mano che andiamo a tirare fuori quei nomi, nomi e cognomi, origini, eccetera, eccetera, possiamo saperne di più. Ma come si fa a saperne di più se è passato tanto tempo? Beh, l'altro ieri è venuto per la prima volta il nipote del console inglese, la cui famiglia, non so se avete visto la pagina del centro, la cui famiglia è stata internata interamente a Lanciano per circa 3 anni. La moglie e 6 figlie, 7 donne, tutte insieme, perché oggi se vogliamo parlare delle altre, delle donne, ce n'era una quantità enorme che erano qua e erano ingiustamente considerate delle spie. E adesso la cosa bella è che la più giovane di queste donne, che poi era la mamma di Robert Andrews, che è venuto in questi giorni, è ancora viva, ha 93 anni, freschissima di mente, e mi vuole parlare di continuo, mi ha lasciato tutti gli indirizzi di telefono, venga a trovare a Londra, eccetera, eccetera. Lei per tanto tempo non ha voluto raccontare. Io sono in corrispondenza con questa famiglia del console inglese da 16 anni. 16 anni. Adesso all'improvviso questa è diventata un fiume. È un fiume, vuole raccontare, vuole dire, magari mi date pure una mano, che era molto amica della figlia di uno dei padroni di casa, delle case dove è stata, si chiamava Matilde. Non sei tu. In questa casa dove? Quale casa? Siccome lei è stata in una casa che è al vicolo terzo dell'asilo, che era proprietà degli eredi Colaciotto, e poi nella casa invece dell'avvocato Popò De Giorgio, non so chi può essere, però mi ha scritto il figlio proprio, mi ha scritto il figlio proprio questa mattina. Ho parlato con mia madre, mentre questa Matilde era la figlia di uno dei proprietari delle case dove siamo stati. Gianni, ma chi te lo la mamma di Gerardo, Vivian, no, no. no, però si potrebbe vedere se troviamo le foto, perché io ho le sue foto, perché le foto di questa donna, si chiama Joyce, che mi ha mandato 22 foto degli anni 40 a Lanciano. Sta spesso con due ragazze, era molto amica, una si chiamava Thea ed era un'ebrea che stava con lei nell'albergo Vittoria, e un'altra, mentre questa Thea c'ho benissimo i documenti, cioè, un'altra Matilde, non ho mai visto, c'è un elenco con oltre 300 nomi, non nessuna che si chiamasse Matilde, e mi ha detto Robert, appena vado a Londra chiedo a mia madre, mi ha scritto stamattina. È la figlia di una proprietaria delle case dove siamo stati. Quindi vedete che la ricerca, ecco, questo è un esempio per dire che la ricerca va avanti anche con gli archivi fotografici e le memorie delle famiglie, perché questa Joyce a 90 anni, 90, ha cominciato a diventare un fiume in piena, prima raccontava in famiglia, adesso invece Vuole fare vuole racconto. raccontare a me. Ecco, ma è importante notare un fatto, no? Cioè che tutto questo affiorare di storie che c'è stato anche, diciamo, legato poi al nascere, al crescere di un certo tipo di ricerca storica, la ricerca sulla microstoria, sulle piccole storie, è importante perché poi deve essere però intrecciata con la storia, la grande storia. Quindi voglio dire, personaggi che noi adesso stiamo rimettendo insieme i figli di Joyce con Matilde, di Maria, eccetera, sono personaggi che acquistano poi un significato ancora più importante, diciamo, se li mettiamo sul grande scacchiere di quello che stava accadendo in quegli anni e che poi prosegue anche nel tempo successivo, voglio dire, c'è una grande storia perché se facciamo un ragionamento, sono dei fatti che devono essere intersecati tra di loro per acquistare un significato che vada anche al di là del tempo vissuto. E mi viene in mente, per esempio, una figura femminile che è abbastanza sconosciuta, diciamo, che però è il protagonista di una piccola storia con un'internata libera, credo. Penso a Giugiù, ecco, tanto per
per fare un nome. Giugiu chi è? Giugiu è una maestra, era una maestra, che ha aiutato una famiglia di internati, di origine inglese tra l'altro, ebrei inglesi. Desi Dente, la famiglia di Desi Dente è stata aiutata da Giugiu, e grazie anche a questo tipo di ricerca Giugiu è entrata a far parte di un meccanismo molto più grande, perché Giugiu è entrata a far parte poi del Giardino dei Giusti, che è qualcosa che assume anche un significato oggi, che non è semplicemente, come dire, la medaglietta che si mette retoricamente addosso a una persona a distanza di tempo, ma significa, perché poi dietro tutto questo, significa anche riconoscere dei valori, intravedere delle strade da percorrere, cioè andare al di là del tempo. Allora, anche questa presenza delle donne, cioè abbiamo visto Maria Marfisi, diciamo che aveva un ruolo negativo perché era un po' la capa di questo campo di concentramento, quella che controllava le donne chiuse dentro Villa Sorge, ma ci sono anche altre donne come Giugiu. Beh, il Giugiu è bellissima perché era una giovane insegnante elementare che esercitava la professione a Villa Santa Maria, però essendo lei diatessa. E, sapete, i bambini ebrei non potevano frequentare la scuola pubblica, e per cui se volevano studiare dovevano andare a studiare a pagamento presso qualche maestra che facesse queste lezioni. E la famiglia Dente è una famiglia, diciamo prima, di ebrei inglesi, che vabbè, anche benestanti, insomma, era un amministratore di un'industria ad Imperia. Questo qui viene arrestato dal carcere, poi chiede di poter andare in qualche luogo dove si può ricongiungere la famiglia, perché tra le cose brutte di questi arresti si è separati dalle famiglie solo perché si è ebrei, insomma, sostanzialmente. E questo ottiene di andare alla prefettura di Chieti, che viene assegnato prima a Pizzoferrato, poi a Villa Santa Maria. A Villa Santa Maria trovano questa maestra Giugiu, che si affeziona tantissimo al fratello di Desi, che si chiama Sergio, e si legano molto le famiglie. Sergio è tanto contento, quella. Poi a un certo momento questa famiglia chiede e ottiene di trasferirsi a Lanciano. Perché? Perché la mamma di Sergio è incinta. E allora, sapete, allora si guardava molto all'idea: devo andare in un posto dove c'è l'ospedale, che devo partorire se ho dei problemi, eccetera. E insomma, attraverso una serie di suppliche al questore, alla fine riesce ad arrivare a Lanciano. Però arrivando a Lanciano, che succede? Che interrompe i rapporti con la maestra Giugiu. E la maestra allora dice loro: guardate, se doveste avere bisogno, io adesso ho una casa grande che si trova nella zona del castello in alto, il paese, e vi posso ospitare, vi posso nascondere, eccetera. E quando la famiglia Dente è arrivata a Lanciano, è andata alla ricerca di un'altra maestra. Loro avevano casa, diciamo, via delle Membranze, insomma, quasi all'angolo della, come si chiama, piazza, casa, ha cambiato nome, Comunità d'Italia, che stavo in questa piazza. Di rimpetto c'era una maestra che era la zia di Benito Lancia, tutto sì, bianca, andava, e lì ha detto: tutta un'altra cosa, ha detto Sergio, che è vivente, ha detto: perché un'altra cosa? Perché appena entravo in casa dovevo fare il saluto romano da Giugiu, che era il saluto romano tutti i giorni, ma più di 7 anni, vabbè, doveva fare il saluto romano. E poi ha detto: pensa che c'era una sorella che si chiamava Italia e un nipote si chiamava Benito. E quindi era la famiglia Preside Lanci, che era molto divertito da tutta questa cosa, che a Lanciano non si era mai raccontata di questa presenza di ebrei, che invece li vedeva in casa, che andavano proprio in casa. E per cui uno dei progetti che aveva finito Lanci prima di morire era di scrivere una commedia, di cui avevo letto anche il manoscritto. Esatto. E va bene, quindi mi raccontava questa cosa delle vicende di famiglia, con questo ragazzetto che andava
a scuola, eccetera, eccetera. E comunque sì, per farla breve, dopo l'8 settembre questa famiglia, molto impaurita perché cominciano ad arrivare le prime accademie tedesche a Lanciano, e loro avevano una paura, che sapevano benissimo che gli ebrei potevano essere tutti ammazzati. E allora, senza farsi notare, sono andati alla stazione, ma senza portare neanche una valigia dietro, niente, e sono partiti per Adessa. E mentre stavano sul treno c'erano i bombardamenti, quindi una paura terribile. Sono arrivati sopra al castello, così si dice Adessa, e mentre salivano le scale c'erano ancora le bombe, per cui si saliva con molta paura. La bambina che perde il suo giocattolo, come si chiama, la bambola che aveva in mano, e la mamma gli dice: "Lasciala perdere perché devo scappare", questa che piangeva, questi sono i miei ricordi familiari. E rimangono in questa casa non un giorno o due, ma rimangono molto più di 2 mesi, perché la liberazione cadrà molto più tardi, per cui si ritrovano a vivere in quelle condizioni difficilissime, di vivere ad Adessa con i tedeschi dentro, gli entrano in casa 2 volte, più volte che girano intorno, eccetera, eccetera. Stava una parte alta dove i tedeschi avevano anche messo un cannone, lui sparavano verso valle. Era sempre lo stesso cannone che non girava, per far capire che non so quanti ce l'avevano, ma sempre quello. E però loro erano terrorizzati. C'era un bambino, Sergio, che stava in un posto di avvistamento. Appena vedeva salire i tedeschi, chiamava il padre che scappava da una botola sul tetto. E la gente del posto che aveva intervistato diceva: "Ma noi non capiamo perché hanno tutta questa paura dei tedeschi". Quindi c'è da dire questo, che l'inconsapevolezza da parte delle persone del nostro territorio su quello che sarebbe accaduto agli ebrei era forte. Quindi sembrava strano che avesse così tanta paura. Va bene, comunque abbiamo un sacco di racconti di questo tipo. C'è un'altra donna, Susi, lei che si è sposata a San Vito, eppure lei una volta è stata a mangiare a casa dei contadini e diceva: "Ma voi che avete fatto?" "Vabbè, no, per stare là dentro, cioè nel campo di Villa Sorge, che avete fatto?" Dice: "Non riuscivano a capire che noi eravamo là soltanto perché eravamo ebrei". E quindi c'è una serie di mancanza di raccordo, di nessi, forse dovuti alla propaganda, al fatto che non si dava peso, si diceva che questi ebrei non so come erano, complotti internazionali, eccetera, eccetera, erano persone normalissime, come tante altre. Purtroppo un bel po' di quelle che sono state anche a Lanciano poi sono morte ad Auschwitz. Ma torniamo un attimo alle descrizioni che fa Maria Isis, una delle sue compagne, diciamo, purtroppo di tragedia, di dramma. Natascia, la penultima della camerata, a fare la sua frettolosa toletta mattutina. Natascia non era molto simpatica a Maria. Poi c'era Ruth che faceva l'appello, Ilona che canticchiava, anche qui, insomma, forse. Dietro questi nomi ci sono tante storie che tu puoi anche, hai approfondito. E c'è un passo che dice con Ilona andavano quella canzone che faceva dammela a me biondina, dammela a me bionda, e a un certo punto che si fa? Scrive Maria. Pistone non ci fa uscire di qui, la Malfisi neppure, e mica possiamo stare qui. Qui diventiamo pazze, dicevamo spesso con voci basse e tremanti, ci guardavamo con ansia per sentire l'altra contraddire, consolare. Ma no, vedrai, usciremo perché qui non possiamo stare. C'è un altro passo molto bello dove lei dice che da Villa Sorge si vedeva. Infatti, se pensiamo a dove sta Villa Sorge, la Maiella e il Gran Sasso, però era un qualcosa che, capito, una sorta di sogno, perché a loro mancava, era un'immagine bellissima, ma a loro mancava la cosa più importante, ovvero mancava la libertà. Ecco, la Sì, libertà, perché a queste donne mancava la quel libertà. passaggio letterario, una citazione di Schiller, che fa Maria Sestani, è stata una delle chiavi che mi ha fatto entrare un po' dentro il racconto di Maria Sestani, perché quando noi vediamo lo spettacolo bellissimo della Maiella e del Gran Sasso scoperte dalle nuvole, dall'umidità, e quindi
una cosa per noi bellissima, questo paesaggio che si apre. E invece per loro quelle montagne rappresentavano, sì, una rappresentazione scenografica di una prigione, di una mancanza di libertà, potesse essere una nuvola che va oltre. E la prigionia era pesante, e la gente del luogo dicevano che queste donne stavano bene, me l'hanno detto tanti qua laggiù. Stavano bene perché erano vestite bene, perché molte erano donne di città, la percentuale del laureate altissima, altissima. Maria Sestani era laureata, la sua amica Angelica era laureata, c'erano dottoresse, c'erano percentuale altissima di donne laureate. Quindi stiamo parlando di un tipo di società che allora non c'era. Poi abituati a vivere in grandi città dove c'era un'altra moda rispetto a un paesino come Lanciano, del sud, di provincia, eccetera. E quindi c'era l'idea che queste donne stessero bene. In realtà molte di queste donne venivano ricoverate in ospedale e c'erano problemi legati anche a alcune patologie che derivano da causano problemi, non so, mancanza di mestruazioni, eccetera, perché se uno si alimenta male, insomma, e queste cose parlano chiaro, cioè, alcune vengono ricoverate per attacchi isterici, sono delle prove, no? Qualcuna tenta il suicidio. Quando il campo diventerà maschile, c'è lo sciopero della fame. Persone che si ribellano esplicitamente vengono trasferite in carcere, qualcuno viene trasferito sulle isole al confino, non stavano bene. Quelli che stavano nel campo di concentramento non stavano bene. E quelli che stavano non nel campo di concentramento, come adesso ci hanno raccontato le Garbutt, questa Joyce vivente, dice: com'è stato il periodo a Lanciano? Pieno di preoccupazioni, tanta sofferenza. Mi sono giocato la giovinezza, è arrivato a 13-14 anni, se n'è andata dopo 3 anni, dice, insomma, quegli anni spensierati. Pensate, una ragazza inglese non l'hanno neanche fatto finire di fare gli studi ginnasiali, accampando delle scuse perché poi non c'era nessuna legge che vietava a un inglese di non andare a scuola, lo vietavano agli ebrei, ma non agli inglesi. E io ho fatto una ricerca perfino sull'archivio del liceo. E ho visto tutta la storia, i passaggi qua e là, no, dobbiamo chiedere al ministro, no, dobbiamo chiedere a quell'altro, poi sono passati 2 mesi, dice, ormai meglio che si presenta a privatista, perché che senso ha frequentare adesso che la scuola è iniziata già da 2 mesi? E allora però le compagne di classe le portavano i compiti tutti i giorni e lei studiava, studiava, alla fine ha fatto gli esami da privatista e ha preso i voti molto più alti di tutti gli interni. Però pensate che privazioni, no? Privazioni di non poter stare con i coetanei, di non poter vivere una vita normale, perché? In questo caso perché si era inglese. Quindi insomma si viveva male, molto male, e dobbiamo andare al di là di quello che può essere il racconto di chi li vede dall'esterno. Chi invece racconta dall'interno, ecco, abbiamo sentito Joyce in questi giorni, abbiamo letto di Maria Sestani, abbiamo visto anche alcune cronache dall'ospedale, di donne, c'è una che doveva partorire abortito, cioè tutta una, cioè è nato morto il bambino, cioè tutta una serie di cose che ci fanno capire che le condizioni igienico-sanitarie, l'alimentazione, le condizioni generali del campo. Vi ho detto il resoconto della Croce Rossa, un solo bagno per 82 persone. Cioè, non dobbiamo commentare più di tanto, quindi insomma. Rubo un po' le parole.